In Italia c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va. Alcune agenzie educative stanno entrando nel mondo dei giovani. I reality. Andiamo a controllare. Buonasera. Nome? Antonella Pasto. Età? 54. Stato civile? Sposata. Con? Cacciola Carmelo. Professione? Cacciola Carmelo io? Tutte e due. Allora io casalinga, Cacciola Carmelo macchinista alle ferrovie. Bene, partiamo con la prima domanda. Guardi reality show? Eh sì, di tanto in tanto sì. Cosa pensi del fatto che una buona parte di italiani li segue con molto interesse? Ma perché vogliono sapere magari quello che succede nel mondo giovanile, in questo mondo della televisione. Tutte queste cose qua, per questo la gente li segue. Tanta gente è a casa e gli fa pure compagnia a vedere quello che fanno gli altri, in generale. Cosa pensi delle persone che vi partecipano? Sono dei ragazzi che magari tentano una strada più facile di un'altra, cercare un lavoro, fare colloqui e magari là si entra più facilmente. Sono veramente reali i reality show? Certe volte sembrano molto veri, quando partono i sentimenti, non ce la fanno a trattenersi. E certe volte sembra qualcosa montata. Indipendentemente dalla tua opinione sui reality, pensi che possono avere un'utilità per i partecipanti? Ma certi ragazzi, se sono portati a fare quel lavoro, lavorare nel mondo della televisione, nel mondo del cinema, magari fanno qualcosa, arrivano ad arrivare dove vogliono arrivare. Certuni non sono portati e non si vedono più, non si sentono più. Se avessi avuto l'opportunità di partecipare ad un reality, l'avresti fatto? Ma 54 anni fa era già tutto diverso, io sono una ragazza magari molto movimentata, però comunque chi lo sa, forse sì, forse no, non si sa. Bene, grazie, l'intervista è infinita. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera. Buonasera. Nome? Salvatore. Cognome? Candela. Età? 63. Stato civile? Coniugato. Con? Isolino Concetta. Professione? Docente di scuola media. Allora, partiamo con la prima domanda. Guardi reality show? Mai. Cosa pensi del fatto che una buona parte di italiani li segue con molto interesse? La maggior parte per ignoranza, chiaramente. E gente per passatempo, più che altro. Cosa pensi delle persone che vi partecipano? Ma vi posso in parte capire. Perché se sono portati a vedere trasmissioni simili si vede che trovano un interesse dovuto ai contenuti oppure al fatto di trovare compagnia oppure rispecchia una società che preferisce vedere queste cose effimere anziché puntare su cose serie e impegnative. Sono veramente reali i reality show? Assolutamente no. Ritengo che anche se il reality show per definizione dovrebbe essere uno spettacolo della realtà, non è per nulla vero, perché uno spettacolo della realtà sono le cronache dirette, una partita di calcio in diretta, una trasmissione, una manifestazione in diretta. Queste sono tutte cose sicuramente dove dietro c'è la mano di colui che la dirige e gli fa dire, gli fa fare cose che gli interessano. Indipendentemente dalla tua opinione sui reality, pensi che possono avere un'utilità per i partecipanti? Da quel poco che so, l'utilità è quella di avere un vantaggio economico per chi vince e la possibilità di accedere poi a tutti i circuiti di spettacolo e trasmissioni. Per diventare attori, per diventare, ecco, entrare nel mondo dello spettacolo, visto che è la società di oggi, è la società dell'apparenza dello spettacolo anziché della sostanza e della vita reale così com'è. Se avessi avuto l'opportunità di partecipare ad un reality, l'avresti fatto? No, ritengo di no, anche se è un no
che è dovuto più che altro al rifiuto che ho nei confronti di questa, di queste trasmissioni. Grazie, l'intervista è finita. Prego. Arrivederci.